song for the broken hearted. Insomma, con una sigla del genere, se uno non avesse visto i risultati del fine settimana, non può pensare che ci siano state delle sconfitte. Infatti, così non è stato. Vincono quelle che giocano. Vince sia Treviso, vince l'Apu, che prepara nel migliore dei modi la trasfertona di Pistoia, vince in Coppa Venezia. E stasera è anche una serata di Coppa e di Pre-Coppa. Treviso sta giocando non nel senso di salume, nel senso di trofeo. Treviso sta giocando e sta perdendo, Venezia gioca domani. Noi andiamo a inquadrare appunto la settimana che porta in quelle di Pistoia. Una squadra che per l'Apu rischia di essere, o meglio potrebbe diventare, la cartina di tornasole della stagione, perché tutti quanti siamo andati a concentrarci su squadroni come Cantù, una per tutte, in una giornata che ha visto cadere le grandi. L'ultima non è caduta in casa, tutt'altro. L'Apu, che favorita dal pronostico, ha fatto assolutamente il suo. C'è da dire che a Pistoia, battuta di 5 punti all'andata, l'Apu andrà a giocarsi molta parte di questo inizio stagione. Di questo e altro andremo a parlare con tutti i nostri ospiti, però cominciamo con le cose belle, il resto poi sarà caduco. Eleonora Nocent, ciao! Max, buonasera, finalmente ci ritroviamo! Anche qui! Anche qua! Comincia a perseguitarmi però! Sì, ormai devo dire che ci siamo! Ben ritrovati a tutti, come sempre pronta a leggere i vostri messaggi 349 30 81 741, anche andremo a guardare un po' nei social, eh. Non solo del nostro ospite, ma ti ho scovato una chicca! Ah, perbacco! Io mi alzo le mani, non avendo social non posso essere io! Sono assolutamente contrario a tutte queste cose, ma evidentemente piacciono. Io vado a dare il benvenuto, è la prima volta che viene a trovarci in studio, anche perché l'anno scorso non c'era, quindi non poteva venirci a trovare, Ethan Esposito. Ciao carissimo! Ciao, grazie. Come va? Tutto bene. Tu? Nonostante noi, la serata va ancora bene, no? Sì. Bene, sì. Possiamo fartela peggiorare, però no. Ci impegniamo, se vuoi ci impegniamo. No? Benvenuto, parleremo di te, parleremo dell'Apu, di un campionato tutto nuovo per te. Italiano, ha giocato, studiato in America, adesso è nell'Apu, grande prospetto, sta crescendo minuto per minuto, giorno per giorno, e andremo a inquadrarlo anche grazie a quello che ci racconterà il nostro Giovanni Aiello. Ciao Max, buonasera. Quando parlavo di Caduco, non ti ho guardato per sbaglio, non volevo indirizzarmi a Roberto Premier, volevo farlo. Buonasera a tutti. Come stai? Bene, bentornata anche Eleonora. Quindi grazie. La serata è migliore, voglio dire, che avere me da solo qua, voglio dire. Insomma, abbi pazienza anche tu. Insomma, abbiamo molti collegamenti stasera, siamo andati al Palaverde ragazzi, ci siamo andati già una volta e ci siamo ritornati, guardate che belli che sono i nostri inviati specialissimi, abbiamo Attilio Refice, responsabile commerciale Treviso e provincia di FinecoBank, e Dennis Marconato per raccontarci di questa prima partita in casa della Top 16 di Treviso,
che non è cominciata benissimo. No, ragazzi, ciao. Ciao Massimo, buonasera a te, buonasera naturalmente a tutti i telespettatori di Dunesi TV. Sì, siamo tornati al Palaverde, ci eravamo già collegati qualche partita fa, però effettivamente siamo alla primissima partita in casa in Champions della Top nostra squadra. Esatto. Assolutamente sì. Dennis, effettivamente non abbiamo cominciato benissimo, siamo un attimo, stiamo finendo il secondo quarto, ma siamo così così. Purtroppo no, Massimo, ti posso dire che il primo quarto della partita a Treviso, secondo me, era un po' nervosa e ha fatto 4 su 17 ai tiri totali in quarto, quindi veramente molto molto male. Infatti il primo quarto è finito 10-23. E noi siamo entrati, mancavano 4 minuti, erano 38-17 per il Tofas, quindi una Treviso un po' contratta, non riesce a trovare dei buoni tiri sciolti, ma sempre c'è una difesa che gli mette mani addosso, quindi una difesa da Europa e fanno fatica purtroppo. C'è anche un po' di secondo me c'è anche un po' di stanchezza, perché per le troppe partite ravvicinate. Spero che si infiammi, perché purtroppo c'è anche poca gente al Palaverde, quindi poco aiuto dal pubblico, però spero che si infiammi verso la fine del terzo quarto e il quarto quarto riesca a recuperare tutto per portare a casa questa partita. Tra l'altro si comincia in casa contro un'avversaria fortissima, il Tofas Bursa, squadra molto forte del campionato turco, prima in classifica nel girone in cui Treviso ha un punto, perché in Champions quando perdi prendi un punto. Ci ricordiamo con la russa Faka sconfitta nel finale, e la prima partita invece non è stata giocata, la Treviso rinviata, e questo è il debutto casalingo. Per ora non bellissime cose. Tra poco ci trasferiamo a Venezia, a parlare di Venezia, collegati da Podgorica in Montenegro. Vedo già quasi pronto Gianluca Tucci, assistant coach di Walter De Raffaele, dopo andiamo da lui. Che ragazzo è questo qua? Che a me incuriosisce molto, sono molto contento di averlo, perché io lo vedo in campo, si batte come un leone, calzino corto, grande aggressività. Pantaloncino anche un po', no? Sì. No, lì, allora, inizio anno abbiamo subito, parlandone anche con Andrea Melloni, che è responsabile scout dell'APU, che lo ha seguito per la squadra, una cosa che dicevamo è che comunque c'era all'inizio l'impatto con un campionato diverso, perché chiaramente in America si gioca con regole diverse, è un basket un po' diverso, non è né migliore né peggiore, sono proprio fisici, ritmi, tempi diversi, quindi c'era bisogno un attimo di magari entrare in questo tipo di campionato. Secondo me lo ha fatto molto bene, soprattutto lo ha fatto lavorando, cioè è una persona molto, molto introversa, molto poco casinista, è uno che lavora, che è abituato a lavorare. E nel momento di emergenza mi sembra abbia comunque dato il suo contributo. Non è uno che magari adesso fa 20 e 20 di media, ma non serve. Diciamo non ancora. E soprattutto per il momento non serve, quindi magari lo farà quando meglio servirà. Lui ha, ne parlavamo qualche settimana fa, no? Che lui e Michele erano Ebeling in questo apprendistato, sono stati buttati subito nella mischia perché tra infortuni, Covid, assenze, c'era bisogno. Mi sembra che lui abbia risposto molto bene, anche nel ruolo di finto 5 quando c'è stato bisogno, e perché dà solidità, un giocatore molto solido. Comunque pronti via, ti ha dato dell'introverso, bene, no? Però è vero. Però è vero. Ci sta. Ma sì. Perché? Cioè, perché è una difesa o perché è proprio... No, così sempre un po' introverso, se non ti conosco proprio bene un po' introverso sono, bene, sembro. Ti dovrò fare una serie di domande per scavare, scavare dentro di te. No, vabbè. Sei contento di dove siamo arrivati per quanto ti riguarda? Perché chiedere di più all'APU è difficile. A livello personale sei contento o ti aspettavi qualcosa di più? No, sono contento. Mi sembra che tu ne abbia ben d'onde, voglio dire, un bel campionato fino adesso. Sì, stai facendo bene. Senti, cosa diciamo del ragazzo, le volte che l'hai visto giocare? Ma io direi che non sono in grado di dare una valutazione perfetta, sicuramente io mi fido del suo curriculum, che il fatto che abbia giocato in America, in università americana, è già una buona presentazione, perché sicuramente lì insegnano, a quel livello lì insegnano il basket veramente. Ma poi mi fido del duo Bonicioli-Martellossi, se l'hanno scelto non,
c'è un motivo, insomma. Una squadra, tra l'altro, con uno stipendio medio molto alto. Esatto, se l'hanno scelto c'è un motivo, perciò io credo che sia al posto giusto, forse anche nel momento giusto, deve crescere, ha due grandi insegnanti a bordo campo e credo che abbia anche la squadra, lo possa aiutare molto, perché questa è una squadra, nel vero senso della parola. Ti chiedo questo, concetto di squadra, e se c'è un giocatore che ti ha colpito più degli altri, forse magari anche perché non lo conoscevi, ma vedendolo ogni giorno, ti ha colpito uno per che cosa? Sì, la squadra è sicuramente una delle squadre più forti di cui sono stato parte. Un giocatore che mi ha impressionato sicuramente non solo per come gioca, perché lo vediamo tutti che è fortissimo, è Trevor Lacy, che ha un IQ di basket che secondo me è elevatissima, cioè ogni giorno è lì a aiutarmi e la squadra in tutte le situazioni, quindi cioè si vede un vero giocatore. Avete lo stesso parrucchiere? Sì, sì. Ah sì, proprio? Sì. Pensavo a scherzare. Qui a Udine sì. Voi siete uguali, voglio dire, due cloni, è vero, ci sta. Regia, mettiamo la schermata in cui parliamo della Coppa, martedì Coppa, così ne andiamo a parlarne e andiamo a parlare con Venezia. Venezia, ecco qua, perfetto. Venezia gioca domani e quindi andiamo nel pre-partita da Podgorica, Montenegro, Gianluca Tucci, assistant coach Umana Reyer Venezia. Buonasera, ciao. Buonasera a voi, buonasera. Come andiamo? Ti chiedo, non avete giocato, motivi Covid, meglio o peggio? Non per causa vostra. Certo, no. Venivamo da una vittoria, quindi sarebbe quasi a dire peggio, però la verità è che quando c'è una pausa poi la sfrutti per recuperare qualche piccolo acciacco, sistemare qualcosa nell'equilibrio offensivo, difensivo, preparare meglio la partita dopo, quindi abbiamo provato insomma a usare al meglio questi giorni. Fra l'altro affrontiamo anche una partita molto complicata, non solo perché è in trasferta, ma perché è una delle squadre più forti, non solo di questo girone, perciò ci vuole grande concentrazione. Sì, una squadra molto esperta, no? Voglio dire, ne ha giocate tantissime di partite europee e sul suo campo, soprattutto sul suo campo, assolutamente temibile. Voi, a livello temperamentale, come vi avvicinate a questa partita? Sai cosa voglio dire, no? Proprio in considerazione di quello che è stato il vissuto recente della Reyer. Certo, ma noi diciamo che abbiamo cominciato, è innegabile questo, con Theodore un nuovo corso, perché un nuovo playmaker con più, chiaramente più ritmo, con una capacità proprio di leadership innata, diversa da quello che era riuscito a dare Philip, purtroppo per noi, ma anche per lui, perché parliamo di un ragazzo d'oro. Diciamo, questo nuovo corso ci deve proiettare in una seconda metà della stagione diversa, a livello di ritmo, a livello di impronta difensiva, a livello di giocatori, contando, speriamo, anche sul posting day, che non è ancora meglio, però insomma si è vista la differenza fra le parti in cui non l'abbiamo avuto. C'è Bramos che è rientrato da un mese, ma chiaramente lontano dalla condizione. Abbiamo avuto diversi infortuni, quindi credo che stiamo cominciando passo dopo passo a riprendere la marcia che ci spetta, e abbiamo da questo punto di vista grandissime motivazioni. Giocatori anche in crescita ci sono, penso a Michele Vitale che è stato nelle continuità, penso a Ekodas. Diciamo che è ancora un cantiere aperto la nostra formazione, però ripeto, stavolta con una motivazione, una voglia, forse anche una rabbia, una grinta rinnovate, e quindi con questo spirito affrontiamo la partita qui a Podgorica, non tanto e non solo guardando il risultato della singola gara, ma ripeto a quei passi e quei passaggi che devono farci migliorare da qui in avanti. Ecco, ti chiedo una cosa, poi ti chiedo di aspettarci un secondo che andiamo a Treviso per l'intervallo lungo. Ti chiedo questo, Gianluca, a me è piaciuto moltissimo l'approccio, la compattezza in termini di proprietà, società, staff tecnico, in un momento difficile, innegabilmente difficile, non esserci nelle Final Eight di Coppa Italia, no? Per una squadra che, voglio dire, l'ha vinta, quindi ci mancherebbe altro. Ecco, dove
Cioè, quanto è stato difficile essere pazienti, riflessivi, calmi nelle scelte e essere così propositivi, tanto da, secondo me, essere una mina vagante per chi vi becca nel girone di ritorno con una Reir completamente nuova, che ha visto probabilmente il peggio della sua stagione e lo lascia alle spalle. Sì, ma tu hai usato due termini giusti che poi, come dire, si uniscono e si sovrappongono: compattezza e squadra. Quando la società è una squadra, allora il problema è già risolto. Come dire, il modo di stare insieme, il livello di attenzione, di professionalità, evidentemente, ma comunque l'intesa che c'è tra squadra e club è qualcosa che si è consolidato nel tempo. I risultati non sono venuti chiaramente per caso. È evidente che questi 4 mesi sono una pagina non felice dal punto di vista sportivo agonistico, però ripeto, le capacità sono anche quelle di saper vedere un po' più lungo, di capire cosa non ha funzionato, fare le giuste modifiche, ma soprattutto dare anche tempo per tutti. Per noi lo è stato oltremodo, perché insomma, aver cambiato 6 giocatori su 12 e aver avuto poi tantissimi infortuni nei ruoli chiave, insomma, non ci ha dato mai continuità. Adesso, ripeto, siamo tutti molto più carichi, perché però è evidente che, insomma, che dobbiamo avere ancora tanta pazienza e soprattutto essere bravi noi, quindi club, staff, soprattutto per trasferire ai giocatori la stessa attitudine mentale, bravi a non esaltarci per una vittoria e a non, come dire, perdere ancora quell'inerzia di fiducia se incappiamo in altre sconfitte, perché il percorso di crescita adesso deve essere progressivo, ma è chiaramente lento. Torniamo da te, un'incursione al Palaverde, siamo all'intervallo lungo e le notizie non migliorano, no, Attilio e Dennis? Massimo, effettivamente il secondo quarto si è concluso ancora peggio di come ti avevamo lasciato prima. I turchi sono molto aggressivi, sono determinati e noi magari un po' distratti, un po' superficiali, un po' in tutti i reparti. Dennis, cosa dobbiamo fare a partire dal terzo quarto? Bisogna cominciare a alzare un po' la difesa, l'intensità, sia in attacco che in difesa. Purtroppo i turchi hanno fatto dei canestri facili, hanno preso il largo, adesso sono 46 a 24. L'unica nota positiva è che abbiamo Giordano Bortolani che ha fatto 17 punti in 12 minuti, è l'unico che sta mettendo tantissima energia in questa partita, l'unico forse che è presente e sarà quello che forse darà la spinta a tutta la squadra, perché bisogna avere almeno 8-9 giocatori con la voglia che ha Giordano, quindi speriamo in questo adesso nel terzo quarto. Massimo, ho visto passare qui nel dietro le quinte il presidentissimo di Treviso Basket, Paolo Vazzoler. Se riesco a intercettarlo al volo, facciamo una battuta con lui. Eccolo. Accomodati, Paolo. Paolo, e allora cosa stiamo combinando? Sì, a star zitto tutta la partita, a star buono, è perché mi provochi a parlare ora. No, non è una gran partita, ci sta che i ragazzi avessero anche un calo di tensione. Domenica è stata una partita, sabato sera anzi, molto sfinente, perché hanno avuto la bravura di stare lì punto a punto e cogliere l'attimo quando Tortona ci ha dato spazio. Fisicamente loro sono decisamente un po' più tonici di noi, sono più riposati di noi. Sotto Sims oggi avrebbe fatto molto comodo, oppure anche Dennis se avesse avuto voglia di giocare, ma si è impigrito ragazzo. Sì, sono d'accordo con lui nell'analisi che ha fatto. Giordano forse ha più freschezza degli altri. Diciamo che oggi bisogna non farsi male in primis, perché è stato un paio di occasioni in cui hanno alzato le mani e non mi sono piaciuti, ma perché non vorrei che ci fossero altri guai in squadra. E direi che è una partita interlocutoria in attesa di quella di domenica, che per noi è in questo momento molto più importante, senza tralasciare per carità la Coppa, però in questo momento ci stava che avessimo anche un calo di tensione. Spero ti piaccia il caffè invece, Dennis. Sì, perfetto. Grazie. Non è da tutti farsi fare il caffè dal presidente, giusto? Non è esatto. Da tutti farsi fare il caffè dal presidente, è vero. Grazie anche per questa incursione. Salutiamo il presidente Vazzoler, grazie di cuore. E ci ha praticamente fatto la fotografia di una partita che cade probabilmente nel momento sbagliato. Gianluca, ultima considerazione per quanto riguarda la Reir, le estendo al campionato. Che campionato è?
È un campionato esagerato dire senza padrone o no? O meglio, Milano sì, però puntini puntini. Non vedo squadre ammazza campionato. Beh, io sono convinto, insomma, che Milano e Bologna porteranno la corsa fino in fondo ed è probabile che sia una corsa a due. Hanno dei roster così lunghi e così esperti da poter far fronte alle difficoltà ed è evidente anche, senza nulla togliere all'attenzione per il campionato, che probabilmente sono anche due formazioni che puntano molta della concentrazione sui campionati europei. Questo forse, come dire, non è chiaramente nelle intenzioni, però è evidente, insomma, che l'approccio certe volte di alcune partite di queste due squadre molto forti sia un po' più duro e fisico e importante nelle partite di Coppa piuttosto che di campionato. Abbiamo visto anche come Milano, insomma, usi il turnover per far riposare magari i grandi campioni, affrontare il campionato con la giusta attenzione, ma puntando magari a quelli che saranno i playoff. Per il resto è un campionato molto molto equilibrato, ma devo dire livellato verso l'alto, nel senso tantissimi giocatori importanti, tantissimi stranieri che fanno la differenza, grandi individualità e soprattutto non c'è una squadra materasso, perché nonostante Cremona abbia la squadra più giovane del campionato, però è una formazione che gioca un basket molto vincere contro chiunque, quindi è un campionato aperto. E per questo, insomma, l'atteggiamento migliore è ora. Abbiamo qualche problemino, vediamo se riusciamo a recuperare. Volevo fargli proprio l'ultimissima domanda. Ragazzi, in diretta il presidente che ti porta il caffè non è male. È un sogno, cioè, che vorrei veramente vivere anch'io una volta, che non so, un presidente mi portasse caffè. Attilio ha realizzato uno dei miei sogni, voglio dire. Attilio è intervenuto e Dennis si è bevuto il caffè. Praticamente c'è, cioè, una triangolazione di quelle fatte bene, di quelle fatte bene. Da guardone professionista quale sei tu, che mi dici del campionato della Reier con i cambi, con la nuova squadra? Treviso ce l'ha detto praticamente il presidente, lingua di fuori, come va oggi, pensiamo al campionato. Ma è importante che la società comunque abbia voluto far quadrato con lo staff tecnico, che è uno dei miei pallini, nel senso che fino a quando non ci sono delle situazioni per cui non si può andare avanti, bisogna andare avanti, anche perché De Raffaele non è un attore che, insomma, loro sono fortissimi, il suo l'ha dimostrato, il suo staff lo ha dimostrato il suo valore. Probabilmente i cambi di quest'estate non hanno rispettato le attese o non c'è stato quel fit tecnico ed intenti per continuare. La società ha comunque provato a dare una scossa adesso al roster per salvare la stagione, perché la stagione è ancora salvabile, nel senso che una volta che Venezia arriva sesta ai playoff, poi io è tutto posso un altro dire, discorso. Lo dicevo quando ci avevamo collegato, Gianluca, tu, secondo me, messi a posto quattro regolazioni, saranno problemi di chi becca la Reier. No, bisogna evitare il settimo e l'ottavo, per evitarsi Milano e Bologna, certo, subito. Certo. Però allora, Brescia sta facendo un ottimo campionato, però non mi dà la sensazione di essere una squadra imbattibile o ingiocabile, o quell'outsider che era Venezia fino a un anno fa. Cioè Venezia, secondo me, nelle corde ha ancora la terza squadra in campionato. Certo. Quindi bisogna un attimo ritrovare le energie, trovare ordine, ritrovare la chimica con i nuovi arrivati, e una volta che arrivi tra il terzo e il sesto posto, poi comunque ce la si gioca. Chiaro che l'abbiamo recuperato. Capisco che, insomma, non fare la Coppa Italia, che magari poteva essere un obiettivo anche di stimolo, come chiaro, è stato per l'Apu l'anno scorso, forza, è un peccato, però. L'abbiamo recuperato. Ultimissima domanda, Gianluca. Chiaramente voi non fate tabelle o non vi siete dati degli obiettivi, soprattutto vista la posizione di classifica, visto quanto è capitato, visti i cambi che avete dovuto fare forzati nel roster, però dentro di voi, senza dirlo pubblicamente, qualche cosa ve lo siete dato come obiettivo? No, veramente il nostro obiettivo è veramente quello di migliorare giorno dopo giorno. Abbiamo questa mentalità ogni giorno perché dobbiamo ricostruire, evidentemente ricostruire anche delle connessioni tecniche nuove. Parliamo, insomma, dell'intesa tra Theodore e i nostri giocatori più importanti, il collegamento magari anche con Morgan che stiamo inserendo, quindi veramente faremo fatica a guardare troppo in là.
Sono contento delle parole che insomma sono state spese su di noi. È chiaro che vorremmo far paura a tutti, però non possiamo permetterci adesso il lusso di fare tabelle né di guardare a quello che può essere un ipotetico quinto o sesto posto. Io credo che abbiamo ancora la fortuna di poter giocare due partite alla settimana, perché anche la Coppa ci fa crescere, ci stimola tantissimo. Abbiamo tutte le carte da giocare ancora in Coppa, perché siamo a metà della classifica, abbiamo battuto l'andata a Buducnost, quindi abbiamo due obiettivi ancora sui quali concentrarci, che ci danno la possibilità di poter essere pronti ogni tre giorni, o in ogni caso di fare bilanci, modifiche, piccoli accorgimenti ogni tre giorni. Questa è una grande fortuna e puntiamo soprattutto sul doppio confronto per provare a migliorare e a recuperare il tempo perduto, magari un po' più in fretta delle concorrenti in campionato. Guarda, io ti dico che noi le spendiamo, uno perché le pensiamo, due perché scommettere contro la Reyer negli anni passati non è stato molto produttivo per chi l'ha fatto, quindi voglio dire, bisogna avere anche un po' di memoria storica, perché la pelle della Reyer è abbastanza, la carne della Reyer è abbastanza indigesta, questo voglio dire, no? Per chi la prova a masticare. E a fronte, questo, ecco, quindi voglio dire, alzo le mani, ecco. Solo e anche per questo. Senti, in bocca al lupo per domani. Grazie a Francesco, che come sempre è squisito. Avete un grande responsabile della comunicazione. In bocca al lupo e a presto. Ciao Gianluca. Ciao, a presto. Grazie. Ciao. Ecco. Noi abbiamo anche le foto del backstage da televisione. Senti, mi dici qualcosa di questo ragazzo che si è andato a sfrugugliare? Guarda, pronti via? Allora, così quello vediamo. Che posso dirti, perché il ragazzo, ci confrontavamo anche nel fuori onda, non è molto social, quindi andiamo proprio sulla sua pagina Instagram, andiamo a vedere che lui ha pubblicato praticamente solo tre foto. Ecco qua. Vabbè, te l'ha fatto anche all'americana, ti ha fatto esattamente, tre foto. In Italia si fa così, lui ti ha fatto così, Lo so, mi sono abituato male ora. Ecco qui, eccole qua, le tre foto. Guarda, ti mostro la prima. Mettiamo la schermata che riguarda Ethan, ragazzi, così. Perché adesso c'è anche una sorpresa sulla schermata alle tue spalle. Non so se gliel'hai fatta vedere. No. Guarda non che bella, girati. Tu vuoi fare l'americano, eh? Ci sta. E, a proposito, è una foto molto vecchia questa, però mi ha colpito la didascalia, come al solito, Max. Sai che io vado a cercare sempre il dettaglio. La pazienza è amara, ma dolce il suo frutto. Perché lui aveva fatto un provino, voleva diventare l'uomo che scrive i baci per Ugina, lo hanno respinto, aveva mandato questa frase qua e... Io volevo invece sapere qual era il frutto. Ecco. Qual è il frutto? Non so, pera, mela. No, se era un frutto era la mela, però. Ok. Cioè, ci vuole pazienza, lo so benissimo. Qui a Sacramento, diciamo, era un momento di salita e ora. Niente, sono in Italia, devo rifarlo e essere paziente. Lo sapevo lì in quella foto e lo so anche ora. Invece prima Giovanni ha detto che sei entrato, no, nel campionato italiano. Ti chiedo quanto è stato complicato, quanto ci hai messo ad entrare nel campionato italiano dopo l'esperienza statunitense, appunto, e anche quali sono le principali differenze che tu personalmente hai vissuto dall'esperienza italiana invece in contrasto con quella USA? Sì, ci ho messo sicuramente un po', specialmente i primi due o tre mesi erano difficili perché è un basket completamente diverso, però molto diverso, specialmente un basket più di letture di gioco, più di squadra, non tanto di individuale, diciamo, come in America. Sì, qual era l'altra domanda? Scusa. L'altra domanda è quali sono però state lei se la ricorda, personalmente... Vedi le donne, noi ce le dimentichiamo, lei se la ricorda, le donne, vedi? Certo. Quali sono state per te le differenze maggiori, proprio a livello personale? Cioè, qual è stata la cosa che magari ti ha costato un po' di più a livello personale? La differenza che magari su cui hai dovuto lavorare un po' di più? Sicuramente l'italiano, perché sì, lo parlavo in America con mio padre, però sì, a parte lui non parlavo con nessuno, quindi sicuramente i termini che usate ora, che ancora mi sto abituando, e no, a parte quello, per il resto sì,
non una grande differenza. Comunque diciamo. Parli un italiano, tu che sei, bene, voglio dire, italiano, però parli un italiano molto superiore a giocatori di calcio italiani che non si sono mai mossi dal suolo patrio. Quindi voglio dire, e mi pare assolutamente evidente, non so se sto facendo un complimento o sto dileggiando qualcuno, però cosa dice lei? No, veda lei, sai che ho ragione, vero? Sai che ci ho le prove, i fatti mi cosa, no? Ecco, questo è il discorso, questo è il discorso. Sei tu che bazzichi l'altro ambiente. Perfetto. A proposito, guardali che belli che sono già collegati. Ci avevamo collegati prima da Budukonos, da Podgorica, e invece sono a Udine, guarda che bello. Roberta e Maglio e Roberta, è comparsa anche Roberta, cioè finalmente, voglio dire, un volto leggiadro da vedere, compariva sempre quest'uomo con gli occhiali, abbi pazienza, non ho capito. Ciao, volevamo alzare un po' la qualità, allora ho chiamato Roberta, anche stasera. Ecco, hai fatto bene, no, ma avete finito di mangiare con Michele, voglio dire, che fate le foto di qua e di là, mangiate come se non ci fosse un domani, non ho capito, voglio dire. Ma era una cena ufficiale, c'era il rinnovo delle cariche del club, quindi era una cosa ufficiale. E giustamente con le gambe sotto il tavolo, finisce sempre così, no? Ogni salmo finisce in gloria, bravi. Sentite, abbiamo scoperto che ha lo stesso parrucchiere di Trevor Lacy, no? Il ragazzo Ethan. Sì. No, è vero, non dico sempre un sacco di cavolate, ma questo è vero. Altre cose che gli possiamo dire, che potranno essere usate contro di noi quando ci querela, cosa diciamo? No, beh, intanto per quel poco che io ho potuto conoscerlo è un bravissimo ragazzo e la cosa più bella che posso dire è che rispetto all'inizio sta facendo un gran salto a livello qualitativo del suo basket. A me ad esempio, nonostante tutto quello che si possa dire, è piaciuto moltissimo quando ha fatto il centro. È chiaro che non lo può fare per una partita intera, però quei minuti in cui lo fa con sostanza, con abnegazione, è uno che si spende, non si tira mai indietro, a me piace un sacco. Senti, ma poi ci fermiamo e andiamo in break. L'ha detto Giova, l'ha detto Maglio, da finto 5 o da 5 adattato, chiaramente non ha, vista la stazza, io non so, dei veri 5 che abbiamo, sì, in squadra, non è il tuo. Come ci si adatta? Cioè, quando Matteo ti dà determinati, nella tua mente cosa scatta, visto che magari ti capita di giocare con gente di un tonnellaggio diverso dal tuo? No, a me, sono un ragazzo che piace la fisicità, mi è sempre piaciuto giocare così, e quando ero più giovane giocavo anche da centro, quindi diciamo che ci sono abituato, però sì, quando me l'ha detto Matteo ero pronto, cioè qualsiasi cosa che serve alla squadra sono lì. Ma sei più fisico tu o Nazareno? Che siete i due fighter, belli. Una bella lotta, eh? Siamo lì. Due belle bestie, obiettivamente. È così anche a proposito di questo, di Roby, tu che sulla fisicità, oltre che sul tiro, hai costruito la carriera. Quanto servono in squadra anche giocatori di questo tipo? A mio avviso tantissimo. Beh, no, servono perché sono giocatori che possono giocare in più ruoli e possono fare la differenza in quei ruoli lì. Ma insomma, buttarla sul fisico anche in certe partite. Vabbè. Ci sono squadre che tanti tiratori, tanti giocatori, diciamo, elfici, e poi manca proprio quello. No, ma è quello. Anch'io, vabbè, adesso nel post carriera giocavo così a livello WISP per divertimento, ogni tanto trovavo dei ragazzini che giocavano e volevano giocare fisicamente, poi magari si lamentavano con gli arbitri se io giocavo fisicamente anch'io. Anche nel post carriera. E allora io no, ma così io spiegavo, io decidiamoci, per me non c'è nessun problema, giochiamo a basket, giochiamo agli autoscontri, io mi adatto, gioco agli autoscontri. Perfetto. Io non ho problemi, mi adatto a quello che volete giocare voi, però nessuno si lamenta. Era competitivo come Aldo, Giovanni e Giacomo, in Tre uomini in una gamba. Secondo me sì. Tu le dai, io te le do, facciamo finta di niente e dopo andiamo a mangiare, a bersi anche una birra se vuoi assieme, non c'è nessun problema. Se uno ce la fa anche ad alzare poi magari la birra, voglio dire, a fine partita, dopo che ti ha incontrato sulla sua strada. È valido il suo discorso che il fatto di giocare in vari ruoli, di poter giocare, di essere in grado di giocare in vari ruoli, è tutto a suo vantaggio, va benissimo perché può sfruttare le situazioni nella migliore maniera a seconda anche dell'avversario che ha di fronte, insomma, sia in attacco che in difesa. Certo.
Io l'unico rammarico che ho è di non essere mai riuscito a fare il playmaker, però negli altri quattro ruoli me la sono cavata abbastanza bene, insomma. Il playmaker è... Sì. Sì, sì, beh, ma piuttosto da 5. Non ho avuto una grande scuola a livello di... Diciamo che hai avuto anche ruoli abbastanza coperti nelle tue squadre, no, da playmaker, sì, ho capito, voglio dire. Però insomma, dicevo perché, so, per dire, in squadra c'era con me Franco Boselli, che era uno specialista, proprio una guardia tiratrice, però in determinate situazioni... Poteva giocare anche da play. Esatto, poteva giocare da play. Certo, certo. Avendo avuto delle giovanili dove gli hanno insegnato anche come trattare la palla nel palleggio, io non l'ho avuta perché mi hanno solo detto tu tira e fai canestro. Basta, questo, non pensare ad altro. Non palleggiare, prendi, aspetta lo scarico e tira. Ci vediamo dopo, dovremo ancora parlare tanto di Ethan, andremo con gli aggiornamenti da Treviso, ma soprattutto andiamo a concentrarci sul partitone, il partidasso, Pistoia-Udine. Allora, abbiamo cambiato, grazie alla nostra regia, la schermata. Poi non ne abbiamo più, ne abbiamo fatte tre, ce le siamo giocate tutte. Tutto su Pistoia. Allora, si parte dal più 5 nella gara d'andata al Carnera. È stata una partita assolutamente punto a punto, poi tenacia, abnegazione, ordine mentale e tattico dei Bonicioli Boys l'hanno portata al Carnera, fortino assoluto, fino adesso. E Pistoia che vince da 5 partite consecutive, in striscia aperta, apertissima. Ethan, Giova, e lo chiedo ai nostri amici dell'App Un Fans Club, vi aspettavate Pistoia come grande, non dico outsider perché sarebbe riduttivo, ma ostacolo? Io personalmente sì, ed è inizio campionato che lo sto dicendo. Voi? Ethan? No, sì, l'avevamo già visto un po' in Supercoppa, che era una squadra sicuramente... Ha alzato il trofeo, l'ha vinta. Sì, era una squadra sicuramente forte, che ha giocatori importanti e sì, a me non mi stupisce. Secondo me molto forte anche negli italiani, Giova. Non solo, quando dicevi i due stranieri sono forti, sì, però... No, certo. Allora, magari non ci si aspettava la vittoria in Supercoppa e il primo posto in campionato dopo 16 partite, però era una squadra, insomma, un po' per la piazza, un po' per il club storico, era una squadra che comunque non si presentava l'acqua di rosa all'inizio, quindi... La tradizione, tutto. Magari certo, non ci si aspettava potesse stare davanti a Treviglio e Cantù, questo sicuramente. Vediamo i risultati, perché giustamente quando abbiamo preparato la puntata insieme a Giovanni mi diceva guarda un po' che risultati sono venuti fuori, sì, commentali tu. Qua, questo ne parlavo oggi con Vittorio Nobile, gli dicevo, vedi, cioè, alla fine perdere con Biella, per dire Biella, non vuol dire niente, perché poi appunto Cantù va a Mantova e perde, l'Urania fa lo scherzo a Treviglio, poi chiaro, Cantù, Treviglio... Però Cantù non è nuova questa no, cosa. No, poi sai, hanno anche un po' di problemi di infortuni, certo, di situazioni certo, di mercato certo, un po' ambigue. Però capita la partita che tu vai a Biella e... È un derbone, sai, quando l'Apule vince tutte di 15, che dici, vabbè, però guarda la squadra, dici, è vero, però poi vai a vedere come poi ha vinto devi, di 15. Però devi farlo. Cioè, chiedi a Ethan cosa vuol dire vincere con la Bakery di 13 alla fine, anche se saranno più punti. Cioè, ma non è che si parte 13-0 inizio partita. Ma no. Cioè, con Biella poi se hai un infortunio di troppo, tra l'altro non l'approcci bene mentalmente. Tirando in queste ultime due partite non benissimo. Esatto, tra le cioè, rischi cose di perdere contro Biella, che ne ha vinta un'altra l'overtime contro Casale, che era terza, quarta in campionato. Quindi, cioè, tranne Orzinuovi, che purtroppo inspiegabilmente ha solo due punti, cioè andare a giocare contro una qualsiasi squadra di questo girone verde, se non hai mentalmente... E la testa lasciamola la classifica, controllata, grazie. Non so come dire, cioè, non è che la vinci perché ti chiami Apu Udine ai 26 punti, la devi vincere. Questo è uno scontro al vertice, con non dico che c'è già un po' di distacco, ma il primo scalinetto si sta creando. Ecco, diciamo che questo turno prepara l'Apu a affrontare Pistoia, e per entrambe le squadre un'eventuale sconfitta non rischia di farti risucchiare come magari una settimana fa, che da seconda eri quinta perché eravate tutte lì. Allora, sai, se perdi rimani dietro di due punti a Pistoia, però non sprofondi nel cerchio. No. Sotto. Manlio, Roberta, è Pistoia? È lei il drago da uccidere? Esso?
Bene, il nostro girone è uno dei due draghi, secondo me, perché io vedo Treviglio più forte di Pistoia. Pistoia ha il grande pregio che non molla, però e sicuramente andare nel loro campo sarà una bella gatta da pelare. Però se noi giochiamo il nostro basket, il loro basket vinciamo noi. Cioè, su questo no, non ho dubbi. Io vedo Treviglio nel nostro girone e dall'altra parte, nonostante tutto, la squadra più rognosa sarà Verona. Sarà Verona, rinforzata, Verona rinforzata tra l'altro da Casarin in uscita da Treviso, un rinforzo decisamente pesante per la squadra veronese, un impatto già importante per l'ex Treviso. E Roberta? Io temevo Cantù, devo dire la verità, mi ero lasciata un po' influenzare da pareri, Mantova e Cantù temevo, invece a quanto pare... Pistoia si sta rivelando una grande avversaria. Difatti vorremmo organizzare anche la trasferta per sostenere la squadra, soprattutto sul campo avversario. C'è bisogno, no? Soprattutto in una trasferta del genere, contro una squadra del genere. Io non, per una volta non sono d'accordo con Maglio, io temo di più Pistoia, anche per l'abitudine della piazza e di tutto a determinati arrivi al photo finish punto a punto. Andiamo a Treviso un secondo. Ragazzi, che diciamo? Che diciamo? Chiedo notizie dal fronte. Dennis, è tutto tuo il microfono. Massimo, abbiamo toccato il meno 40 e adesso siamo a meno 39, quindi la situazione non è cambiata moltissimo. Purtroppo, come ha detto anche il presidente Paolo, la squadra un po' spenta ha speso tante energie nella partita di sabato, quindi oggi purtroppo la difesa non c'è e speravo in un terzo quarto di rimonta, ma purtroppo si va a concludere sempre peggio, mi dispiace. Parliamo di qualcos'altro, argomento a piacere, letteratura, storia, basket. Vogliamo parlare dei Golden State Warriors? Dimmi tu cosa preferisci, cioè andiamo sul basket americano, il ritorno di Thompson, non so, vedi tu. Il cane, giustamente, che sei preparato. Andiamo sul basket americano. No, perché dai. Dico queste cose? Perché adesso do la parola. Vediamo, dai. Do la parola ad Eleonora, che ci fa da immediato trade union, perché l'immagine vostra è quella che i nostri amici vedranno anche nello speciale da Madrid, perché sì. Ci stiamo avvicinando a grandi passi, andremo insieme ad Attilio, insieme a Dennis, il sottoscritto, il nostro tecnico Andrea Simeoni e quello che si è invitato da solo, cioè Luca Gallina, che adesso andiamo a vedere, certo. A Madrid. Allora andiamo a far vedere prima un po' di immagini di backstage, poi quando andiamo a pescare anche Luca Gallina diamo la notizia, perché qua siamo ovviamente in una redazione giornalistica, il nostro compito, e daremo la notizia. Allora guarda intanto che belle immagini che vi proponiamo del backstage, molto molto belle, ma mi soffermo qua. Sullo sguardo di Luca Gallina, che mi ha fatto impazzire quando ho visto questa foto, ma soprattutto cosa mi ha fatto impazzire? Quello che mi hai detto tu nel fuori onda, cioè che lui partirà con voi a sue spese. Direzione Madrid fa il giro con noi a sue spese, non ha partecipato al quiz, viene a mangiare e bere. E lo sguardo lo vede, è bello presente già da adesso, già dall'Italia, voglio dire. C'è Roby che sta ridendo. Sì, lo no, sguardo. Sono meravigliato perché Luca c'ha in mano un microfono, di solito sì. C'ha sempre in mano un salame. C'ha qualcos'altro, ma con la Monserrano e il Patanegra da quelle parti, penso che si sentirà a casa. Penso, sì. Esatto. Penso che si sentirà a casa. Beh, bravo, cosa dobbiamo dirgli? No, che noi saremo presenti certo. E ci faremo un sacco di video che ti manderemo, per esempio. E noi mostreremo. E andiamo a vedere il classico. Abbiamo scelto il weekend in cui al Bernabeu c'è Real Barça, voglio dire. Tutti con la maglietta del Barcellona, del Real Madrid, anche. Dennis Marconato, che è tifosissimo delle Merengues,
Lui è l'unico che ti farà, l'unico in tutto lo stadio che ti farà per il Barcellona contro il Real Madrid. E noi lo andremo a indicare, malgrado la stazza, lui è un tifoso del Barça, e vediamo cosa andrà a succedere. Siete pronti, ragazzi? Sì? Denis, Attilio, pronti? Valigia? Pronti, prontissimi. Sì, sì, bene. In realtà non vediamo l'ora, perché comunque... Il quiz l'abbiamo vinto, mi sembra, tra luglio e agosto del 2021, insomma siamo anche felici, però l'attesa sicuramente sarà ampiamente ripagata, perché penso che il classico Real Madrid-Barcellona mai mi capiterà di andare a vedere, insomma, in futuro, soprattutto a spese di qualcun altro, ecco, quindi sono molto contento, ecco. Ligure sono io poi, capisci? Il Ligure poi sarà io, ma non importa. No, ma è vero, obiettivamente, abbiamo dovuto aspettare per ragioni di Covid, e io fossi in Attilio non sarei neanche così sicuro di andarci, voglio dire, perché non si sa mai con questo maledetto virus cosa possa succedere. Quando siamo seduti dentro il Bernabeu, diciamo, ci siamo. No, scherzi a parte, ormai abbiamo dovuto procrastinare, poi abbiamo deciso, andiamo a marzo, per una questione anche di riprese, no? Bella stagione, giornate che si allungano, e manca farla apposta. Io volevo dire, o becchiamo il Barcellona o becchiamo l'Atletico di Madrid, il derby, voglio dire, una delle due. Capita proprio in campionato il Barcellona, e faccio presente a Denis che il Real ha già vinto in trasferta al Camp Nou e anche vinto in Supercoppa, ma vabbè, sono cose che succedono finché c'è la salute. Che partita sarà quella con Pistoia, ragazzi? Ethan, secondo me punteggio basso, sì, sono anche secondo me, sicuramente con due squadre fisiche, forti, difensive, specialmente noi siamo pronti, gli daremo tutto, siamo dal primo giorno che ci ha parlato oggi il coach, siamo ansiosi di giocare sicuramente. Sono queste le partite da APU, al di là del risultato finale, cioè ti spiego a tutti cosa voglio dire, spero di non fare l'uccello del malaugurio, però penso che a livello di approccio, di impatto, si vedrà l'APU con la A maiuscola, capite cosa voglio dire? Cioè non ti può capitare un approccio come hai visto a Biella, dove poi devi recuperare, fare in modo di... Cioè dalla prima palla a due, poi se loro sono più bravi gli stringiamo la mano alla fine, chiaro, però mi aspetto l'APU quella che fa paura, che alla fine della partita pensare dica meno male che è finita. Sì, sì, sicuramente dall'inizio daremo tutto. Sì, sicuramente. Sì, penso anch'io. Tu cosa dici? Sì, ma all'andata è stata una partita bellissima, vero, davvero. L'ho vista, ero lì, bella, molto bella. 88-83 è uno scarto piccolo, e è quello che mi aspetto anche okay, onestamente domenica. Magari appunto a punteggi un po' più non bassi, così tanti punti, perché sì, forse anche all'APU conviene giocare su punteggi un po' più sono bassi. Sono anche squadre un po' stanchine adesso. Squadre stanchine, abbiamo visto per esempio una vittoria con la Bakery, Lacy e Pellegrino hanno trainato la squadra, Giuri e Cappelletti stanno un attimo rifiatando, e invece in quella partita lì Giuri e Cappelletti facevano una partita incredibile. E l'unico dubbio che io ho su Pistoia un po' appunto questo roster, loro hanno una rotazione molto corta, 8 giocatori, quelli giocano. E quello forse lo potrebbero pagare un po' nel corso della stagione. Ormai ci stiamo avvicinando a magari 10 partite di regular season, e poi bisogna cominciare a fare, quindi che questa partita sia a livello mentale, no? Come dicevi tu. Sai che comunque a fine campionato ci sono sempre gli aggiustamenti di roster, no, certo, per le ultime partite. Però a livello di testa, come dicevi tu, queste sono le partite da APU, per cui l'APU si deve preparare ad affrontare, perché poi tu arrivi a maggio che non puoi sbagliare quelle partite. E quindi ben venga una partita così anche a livello di stimoli, di tensione, di nervi. Una domanda, tu che ne hai giocate tante, vincere o perdere adesso, con tantissimo ancora da giocare, no? Sia in termini di settimane che di partite, no? È lunghissimo ancora il campionato. Quanto incide? Ma, a parte tutto che dipende da come vinci o da come perdi, soprattutto da come perdi, perché sai, se perdi di 20 punti giocando male, allora ti può venire qualche dubbio, ma se perdi come, non so, hai perso con Cantù, per episodi sul finale, stando sempre in partita dal primo all'ultimo minuto, non credo che possa incidere, è solo perché magari da regolare determinate cose, insomma, ecco.
è una classica partita di metà campionato avanzato fra le due squadre più in forma del momento, che stanno giocando meglio, che affronteranno con la massimo impegno, massima concentrazione, con la massima cattiveria agonistica per vincerla, perché e tutte e due per di più hanno avuto la disavventura, l'Apu di andare a perdere a Biella e loro di perdere in casa contro Orzi Nuovi, che sì, secondo me non tutti i mali vengono per nuocere, perché certo, effettivamente lì i giocatori, la squadra, tutti quanti capiscono che in queste partite soprattutto non devi mollare mentalmente. 5 di fila hanno vinte loro. Esatto, ma in queste partite non credo che ci sia il problema per i giocatori, per tutti, di trovare la concentrazione, l'impegno, la voglia, la volontà di giocare, di vincere, di fare la miglior partita dell'anno. No, perché, certo. Anzi, certo, a volte si rischia magari che venga fuori anche una partita bruttissima, che finisca tipo 60-59. Quello che immagino, dovessi giocarmi un euro, perché io sono veramente ligure, me la gioco. Nessuno fa canestro, ma non è causa perché improvvisamente due squadre non sanno più giocare. No. È una tensione, difesa. È una di quelle partite dove la tensione è un'altra cosa. Quasi sulla luna. Squadre molto forti per il campionato che fanno. Abbiamo dei messaggi. Sì. Ci arriviamo, perché torniamo a Treviso. È superfluo, credo, parlare della partita, ma abbiamo l'imbucato speciale che ci deve dire qualcosa. Così Massimo, sono riuscito a recuperare Luca Gallina, che come tu hai anticipato sarà presente a sue spese a Madrid nell'edizione di marzo. Luca, siamo contenti che verrai. Sì, anch'io sono molto contento, d'altronde sono abituato ad elargire denari a destra e a manca e quindi non potevo mancare questa grossa opportunità che Massimo mi ha offerto. Lo ringrazio infinitamente. Ringrazio anche la presenza di Roberto, che è la mia musa ispiratrice. Ho iniziato a frequentare anche la sua parrucchiera, non so se si è visto. La stessa punta di bianco, mi sembra molto bello, molto interessante questo, molto interessante. E elargisce a destra e a manca, dopo in separata sede, o meglio a Madrid andremo anche a comunicare quello che è l'IBAN, ma intanto. Messaggi per... Allora, messaggi per Giovanni, iniziamo con te. Chi è stato, a tuo avviso, il migliore in campo contro Piacenza e come mai l'ultimo quarto è terminato 22-12 per gli avversari? Se è stato un calo di tensione oppure cosa? Poi arriva un saluto a Ethan, evidente ragazzo in ottima crescita. Una domanda poi per il fan club. Quanto siamo importanti per la nostra squadra? C'è una domanda per tutti, insomma. Giova, comincia tu. Comincio io. Il migliore in campo io penso, per continuità, Pellegrino. Ciccio. Che durante la telecronaca ci veniva a sorridere perché dicevamo si è preso due rimbalzi, che se guardi, no? Un centro. Però poi vedi che la squadra ne ha presi 40 comunque. Quindi forse quel momento non era così indispensabile. È stato sicuramente il più continuo. Tanto di cappello però a Lacy, che è sempre più in crescita, che ha fatto una partita clamorosa. E ci terrei a sottolineare, che l'abbiamo fatto in telecronaca con Andrea Melloni, che Cappelletti, nonostante numeri non soliti suoi, tre punti, aveva lo stesso plus minus di valutazione di Trevor Lacy. Quindi anche a far capire che a volte che partita andare oltre i tre punti segnati dai liberi, però poi vedi sei rimbalzi, sei assist, quattro palle recuperate, perché è il miglior giocatore per palle recuperate, e vedi che di valutazione ha lo stesso di Lacy, che ha fatto 4 su 4 dall'arco. Allora, sono importanti tutti e due, incidono tutti e due, lo fanno in modo diverso. Una volta uno, come dicevamo, Cappelletti con Pistoia, clamoroso, e penso che abbia fatto 10-12 partite da MVP del campionato. Una partita magari gira male, perché sono cose che succedono, però è vero, utilissimo in tutt'altro modo e si può inventare, che è la forza di questa squadra, abbiamo sempre detto. Io ti chiedo una cosa. Non conosci benissimo il campionato, non è che ne hai giocati 18, no, di campionati in precedenza. Prima hai detto quando ero giovane, cioè voglio dire invece adesso, no, quando ero più giovane, praticamente in fasce. Senti, un gruppo italiano così forte come il vostro, in A2 gli stranieri sono due, faccio per dirti, non è che
quanto può incidere di qua alla fine? Secondo me tantissimo, perché chi vince o chi perde questi campionati spesso ha un gruppo italiano estremamente forte. Guarda Napoli l'anno scorso, in A1 non è che abbia cambiato poi, no? Non è che abbia fatto cose mostruose, non abbia messo mano al roster in maniera selvaggia. No, sì, assolutamente. Giocatori italiani, io mi ricordo quando avevo 13 anni che guardavo l'Eldo Napoli, però sì, giocatori come Giuri, Cappelletti, cioè sono giocatori veri. Cioè, parliamo sì di americani, e Trevor è incredibile, Brennan anche molto forte, però sì, abbiamo dei talenti. Siamo i nostri americani veri. D'Italia, sì, sì, sono d'accordo. Sì. Uno ce l'ha alle nostre spalle, il capitano, con tutto quello che ha avuto, riesce ancora. Il miglior tiratore da tre punti del campionato. Sì, morbidamente così, cioè, dopo passa sotto partite, traccia, passa. 14 punti, tre partite dove lui, ricordiamolo, ha accelerato il rientro in campo. Cioè, nel senso, seguendo le direttive però di Mille Medici, del prof Sepulcri e tutto, però in una situazione normale, e lui adesso non ha 18 anni, no? Primo, in una situazione normale adesso non dovrebbe essere in campo proprio, solo che è un atleta, è seguito in un certo modo, ci ha messo tanto del suo, e questo gli ha permesso di, alla terza partita, tornato da quello che ha avuto, a fare 14 punti e giocare. Io chiedo ai nostri amici della Pop Fans Club, girandogli la domanda: quanto è triste vedere un Carnera semivuoto? Vi giro la domanda, no? Ve la ribalto. Adesso, per fortuna, ci sono dei settori abbastanza rumorosi, però è vero, è triste. Però voci di corridoio dicono che sta per finire questa cosa, speriamo. Sì. Almeno che ricomincino a entrare qualcuno con i biglietti. Adesso è solo permesso agli abbonati. La squadra ha bisogno del tifo. Innegabile. A proposito, quanto importanti sono i fan club. Sì, la squadra ha bisogno. Quando dicevi da voce di corridoio sappiamo che sta migliorando la situazione, si è rigenerato il pessimismo nucleare di Roberto Premier. Vuoi dire no! Qualcosa che poi vado in break? No, aspetta Roberto, only for your eyes, aspetta, dimmi qualcosa. Da venerdì non possiamo portare più le mascherine, non portiamo più le mascherine all'aperto. Sei felicissimo? Cosa vuoi di tu più? Tu l'hai mai messa, voglio dire. Cioè, cosa vuoi di più della vita? Niente, sei felice quindi? E poi poi non ho ancora capito questa cosa qui, è che da venerdì non si porta le mascherine all'aperto e nello stadio di calcio all'aperto ci sarà il 75% dal 1 marzo. E perché in questi 20 giorni cosa succede per il virus? Ma perché ti ho dato la parola? Io non ho capito, ma l'errore è mio che lo faccio anche parlare. Break e torniamo. Road to Pistoia, ripartiamo con le parole, siamo quasi in chiusura di trasmissione, sentiamole, di coach Matteo Bonicioli subito dopo la vittoria casalinga contro Piacenza in vista di quello che sarà il partitone. Siamo, diciamo, contenti del recupero di due giocatori che erano fuori da tanto tempo, Michele e Brandon, Francesco Pellegrino, un'altra prestazione eccellente, questa sera Ethan Esposito atleticamente pronto ma poco preciso. Siamo contenti di aver fatto esordire un giovane friulano, Mattia Bertolissi, che ha 15 anni in Serie A2. Quindi, diciamo, non poteva esserci partita migliore di questa per prepararci a un big match come quello di Pistoia domenica prossima. Adesso abbiamo chi due giorni, chi un giorno e mezzo di libertà. La settimana prossima sarà una settimana importante. Dobbiamo lavorare per restituire un po' di freschezza a quei giocatori che hanno veramente guidato la squadra in questa prima parte di stagione, cioè Cappelletti e Giuri, che sono stati eroici. Mentre un ragazzo che ha potuto allenarsi durante il Covid come Trevor Lacy si vede, perché è la seconda partita consecutiva che determina l'esito della gara, in una partita in cui gli altri non segnano lui segna, e questo è importante perché ci sono delle partite in cui gli altri segnano e lui si limita a fare altre cose. Questo equilibrio, questa consapevolezza di giocare sempre in 10, tenete conto che oggi avevamo fuori Nazareno Italiano per rotazione, mi soddisfa molto. Diciamo, il discorso relativo alle percentuali è un discorso molto connesso appunto alla forma fisica. Cercheremo in questa settimana pre-Pistoia di migliorare la condizione dei nostri giocatori, tarando il lavoro
in modo tale da averli più lucidi e più freschi possibile in quella che sarà una vera e propria battaglia contro una squadra che ha fatto un campionato straordinario come Pistoia fino a questo momento. Non so quale sarà l'esito della loro partita questa sera, ma sicuramente sia che loro vincano, come è probabile a Piacenza, sia che loro perdano, sarà veramente un partitone dal punto di vista emotivo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista strategico, e quindi siamo contenti di andare a giocare questa partita, e mi sembra anche giusto che andiamo a giocarla in trasferta, perché è chiaro che le grandi squadre costruiscono i loro successi su solidità casalinga, ma su, diciamo, coraggio fuori. Fino a questo momento abbiamo, tranne l'episodio di Biella che ormai è accantonato dopo due vittorie convincenti, due pareggi con Treviglio, già rimediato con la vittoria in casa di Venti, e il pareggio contro Cantù. Adesso vediamo di andare oltre un pareggio nella prossima trasferta. Ethan, in cosa vuoi e puoi migliorare di più? Alla luce anche di quello che diceva il coach, presente atleticamente poco preciso nell'ultima partita. Sì, in generale sicuramente il tiro da tre è una cosa che devo migliorare. E sempre di più le letture di gioco, essere pronto a darle ai compagni o a tirare in generale. Il tiro si migliora, qui è un grandissimo tiratore, lavorando. Sì. Sì. Su che cosa in particolare? Chiedo anche a Roby. Su che cosa? No, ti devi allenare. Sì, ma il rilascio, la sospensione, su che cosa? Le gambe, su che cosa? Su tutto in generale, le gambe, il rilascio, come prendi la palla in mano, come migliorare, come ti senti meglio te. Anche lui è giovane, potrebbe, non so, magari, adesso faccio un esempio, c'ha un tiro lento, dovrebbe dire prova a fare un tiro più veloce, perché se un domani dovesse andare in Lega A, è logico che il tempo del tiro si riduce. Certo. Adesso magari ha 40 centesimi per tirare, quando vai su hai 20 centesimi per tirare, perciò puoi provare a vedere, insomma, ecco, è ancora nell'età per crescere e per migliorarsi in questa maniera qui, insomma. È logico che devi allenarti e soprattutto devi essere anche molto sicuro di te stesso, cioè mi prendo il tiro e voglio far canestro. Ci credo e voglio far canestro, insomma. Certo. Ecco, questa è una cosa fondamentale, insomma. Delle frazioni di secondo, molto interessante quello che hai detto. A Treviso, per salutarci, vi chiedo un aggiornamento, però con una domanda. Non è che alla fin fine questa Champions sia quasi più di impaccio che di altro? Scusate, è una provocazione, perché voglio dire, è una Coppa Europea, quindi voglio dire, hai fatto di tutto quest'estate col gironcino per qualificarti, però puntini puntini. Ma Massimo, possiamo dire, può essere adesso, perché con tutti i recuperi che hanno fatto Treviso è un po' pesante. Infatti adesso sono 92-50 per Bursa. E adesso sì, diciamo che adesso probabilmente è d'impiccio, però non è mai detta l'ultima, secondo me. Loro dovranno vedere sia l'andata che il ritorno con tutte le altre, quindi spero che facciano bene, ecco. Sì, Dennis mentalità vincente, quindi giustamente dice questo è andato così, ma le prossime ce le giochiamo tutte. Ok, io condivido assolutamente il suo pensiero. Bisogna impegnarsi, bisogna entrare in campo con uno spirito assolutamente diverso, perché questa sera qualcuno magari apparentemente non si è impegnato più del dovuto, ecco, magari la stanchezza, magari la deconcentrazione, i numerosi impegni. Però le prossime o si entra in campo col corretto approccio, e se no è davvero un impiccio. Esatto. Noi ci fermiamo per quanto riguarda Treviso e li salutiamo. Grazie di cuore di quello che ci avete raccontato, anche in considerazione di aver portato il presidentissimo, che ha preparato il caffè con le sue mani e l'ha anche offerto. Cioè, questo è il momento topico della serata. Nella sigla, nelle repliche cominceremo da questo aspetto, perché veramente è un unicum nella nostra storia. Salutiamo i nostri amici dell'APU Fans Club. Allora, a Pistoia vi contiamo? Ci siamo? Ci stiamo organizzando. Non fare la democristiana, sì o no?
Una parte sicuramente sì, una macchina è già pronta, adesso vediamo il... Ok. Manlio, Roberta, buona, in bocca al lupo, non vi dico altro, in bocca al lupo e vediamo. È importante. Ciao Max, se mi permette, solo l'ultima cosa, siccome ogni promessa è debito, se una volta posso venire allo studio devo portargli il frigo a Roby, come abbiamo detto la scorsa settimana. Guarda, da questo punto di vista noi siamo aperti a ogni sofferenza, quindi sai com'è, voglio dire, noi siamo pronti ad accogliere soprattutto se portano doni, no? Al contrario dei latini, timeo danaos et dona ferentes, anche dona ferentes. Massimo, mi dicevi che domani c'è uno speciale di domani basket, c'è uno speciale, di basket al nord-est. Basket e frico a nord-est. Dove è invitato proprio Mario. Sì, domani è basket e frico a nord-est, sì, è tipico che ce lo facciamo anche. Senti, finiamo sorridendo. Allora, ti faccio vedere questo video inedito che ho pescato sul web, caro Max. Allora, mandiamo subito in play. Devi sapere che i protagonisti di questo video sono innanzitutto Jack Galanda, che sta riprendendo, poi la messa, Denis Marconato, anche Massimo Minto, anche il bullo Bulleri, l'ultimo però l'ha sbagliato, indovina chi era? E non vedo fino là. Roberto Premier, perché sapeva fare solo il tiro da tre punti. Bene. No, allora, Premier aveva il tiro più difficile, però. E da dove viene fuori questo filmato? Da dove viene fuori? Dal web. Ovviamente sto prendendo in giro, non è che siete voi veramente. No, ero preoccupatissimo! Ma come ho fatto a sbagliare? No, ma perché vedevo uno senza la maglietta così magro. Non mi, e non, non potevo essere, non mi ricordo. Ma neanche da giovane! Non mi riconoscevo così ma magro. Ma non sono io, non so cosa essere. È un clone che si chiama come me. Il codice fiscale è diverso, però. Esatto. Grazie, Itani, in bocca al lupo per tutto, soprattutto grazie, per grazie. Il tuo percorso di crescita. Giova, noi ci vediamo e ci sentiamo, telecronache e tutto. Roby, alla prossima, martedì. Little Alpin, grazie, ci vediamo alla per prossima. Quanto riguarda l'Udinese e per quanto certo. riguarda per quanto riguarda l'APU. Grazie a voi di averci ci è arrivato un messaggino alla fine. E lo leggiamo subito. Renato, con mentalità vincente e grande cuore andiamo a Pistoia a prenderci la vetta in solitaria. Forza più e concludiamo così. E concludiamo così, che sia di buon auspicio, io comunque incrocio le dita perché sono anche scaramantico. Ci vediamo martedì, stessa ora, stessa rete. Ciao! Song for the broken hearted. It's my